Ciao a tutti, io sono Fedro, questo è iTrip e oggi faccio il polish. Cacchio è sto polish? Non ne ho idea, però Alessandra mi ha detto di farlo e io lo faccio. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. La ricetta di oggi è divisa in due parti. Bisogna incominciarla il giorno prima perché ha bisogno di 24 ore di lievitazione. Per la prima parte servono questi ingredienti: la nostra amata farina, 150 grammi lievito. Se avete quello fresco ci vogliono 5 grammi di lievito. In questo caso io ho questo qui e ce ne vogliono 3 grammi. E 150 grammi d'acqua. E per la seconda parte questi: 350 grammi di farina, 230 grammi d'acqua, 10 grammi di olio e 12 grammi di sale. Proviamo e incominciamo con questo polish. Polish, dai, vieni, andiamo. Acqua, farina, lievito e mescoliamo. Una volta fatto questo, lo copriamo e lo lasciamo qui per 3 ore. Sempre odiata questa plastica. Sono passate le 3 ore. Questo è il mio polish. Non so se è giusto o sbagliato, ma questo è quello che è saltato fuori. E qui dentro ci andiamo ad aggiungere tutti i secondi ingredienti: acqua, farina, sale, olio. Impastiamo di nuovo. Una volta impastato, prendiamo un'altra ciotola, mettiamo dentro della carta da forno e gli versiamo l'impasto all'interno. Copriamo con della pellicola. Dai, polish, dai. Fatto questo, lo andiamo a mettere in frigo e ci vediamo domani. E oggi è il giorno dopo di ieri. L'impasto. Ora dobbiamo tirarla fuori da lì direttamente con la carta e metterla sulla teglia per poi metterla in forno. Provo a metterci l'olio subito, a vedere se non mi si attacca alle mani. Anche nelle mani me lo metto un po'. Proviamo. Così sì, più o meno. Proviamo a metterla in forno così, 15 minuti al massimo della potenza. Mi sa che ci siamo, c'è un profumo in casa allucinante. Non ho resistito. È buona, cioè non voglio esagerare, ma è clamorosa. Dentro ci potete mettere quello che volete. Vi lascio qua sotto in descrizione Instagram di Alessandra e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere notifiche per i prossimi video. Ciao.